Quello che è accaduto in Sardegna è che delle forze politiche si sono unite su un programma e hanno vinto. In Abruzzo il campo è ancora più largo, su un programma abbiamo individuato una candidatura di una persona estremamente preparata, il rettore Luciano D'Amico, e anche in Abruzzo, dove sto facendo campagna elettorale, il clima sta cambiando. Ecco, queste sono le cose che devono unirci. Noi come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo ottenuto uno straordinario successo in Sardegna, contiamo di ripeterlo in Abruzzo e vogliamo rappresentare quella cerniera, quel collante, quel ponte tra chi oggi è un po' riottoso ma non ci sono alternative. Dobbiamo costruire un programma unitario basato sulla giustizia sociale e la giustizia ambientale per battere le destre. Noi ringraziamo innanzitutto la decisione di Mimmo Lucano di candidarsi all'Europeo con Alleanza Verdi e Sinistra. È una bella candidatura di una persona che ha pagato in prima persona difendendosi nelle aule di tribunali e poi venendo assolto, una persona che ha fatto della propria ragione di vita la difesa degli ultimi. Noi lo ringraziamo, con la sua candidatura si rafforza un progetto politico per le prossime elezioni europee che mette al centro la giustizia sociale e la giustizia ambientale.